Ci siamo? Fate attenzione. John, ci sei? Sì, ci sono. Stammi vicino e non ti perdere. Ah, ma come faccio a perdermi? Siamo dentro una grotta. E che ne so, magari ti mimetizzi con l'ambiente e non ti vedo più. E che son sazza, no? Lasciami vivere, per favore. Se mi ascoltassi qualche volta vivresti sicuramente meglio. Quanto vorrei essere un sasso e sparire qui dentro per sempre. A me già manca l'aria, signore. A lei no. Io soffro di una leggera forma di claustrofobia. Mi sudano le mani, mi tremano le gambe e mi sembra di morire. È ansia. Stia tranquillo. È solo ansia. Me l'ha detto la dottoressa. Ha detto che non muoio. Forse. Ma i posti come questo mi danno davvero una grande soggezione. A lei no. Non le sembra che non si respiri bene? Mi scusi se mi permetto, non vorrei impicciarmi, ma se soffre di claustrofobia, che è venuta a fare in una grotta? È come uno che ha paura dell'acqua e fa un'immersione. O uno che ha paura del fuoco e fa una braciolata. O uno che ha paura dei mostri e si sposasse. Ma la vuoi smettere? Fatti gli affari tuoi, fatti gli affari tuoi, scusate, eh. Fatti gli affari tuoi, non incominciare a farti riconoscere. Guarda che ti riparto subito a casa, eh! Oh, bene, ci siamo! Vedo che avete preso posto. Veramente qui in fondo siamo in piedi. Oh, mi spiace,
Ma non preoccupatevi, questa introduzione durerà molto poco e poi inizieremo il percorso. Ho capito, ma perché farci scendere in così tanti se poi non ci sono posti per tutti? Siamo stretti come le sardine, sembra di stare su un metro a... Qualcuno a cui si è svegliata male questa mattina, sarà scesa dalla parte sbagliata del letto. Mi scusi? E santo cielo, siamo in vacanza, un po' di tolleranza, di serenità. Non sente l'armonia vibrare in questi antichi cristalli? Olli, olli, su, un po' di apertura. E comprensione, oh Leone, usi il suo chakra del cuore. Ma chi è questo, il mago Delma? Che spiritosa, mi sbellico dalle risate. Onestamente non vedo quale sia il problema se stiamo qualche minuto in piedi. Oddio, forse quelle borracce che hai lì davanti sono un po' troppo pesanti. Senti, sai il babbo dei cuori. E poi, la signora sta lavorando, mentre lei no, a meno che essere cafona non sia il suo lavoro retribuito. E tu qual è? Usare il chakra del rompicoglioni? Din din din! E fine primo round, stop, basta, agli angoli. Possiamo andare avanti? Possiamo proseguire? Sì, tanto con certe persone è inutile provare a comunicare col chakra sacrale. Sono chiuse, grette, una Neanderthal. E infatti, ma cosa ti importa di fare sempre il giustiziere della notte, il Batman di Reggio Calabria, lo Zorro dall'Anduia? Fatti gli affari tuoi! Chi si fa gli affari suoi? Campa cent'anni! E un giorno! È che ha preso tutto da papà, è uguale. Pure papà era così. Scemo? No, un giustiziere rubava i ricchi per dare ai poveri. Papà rubava i ricchi per dare al suo conto corrente. Io non ci posso pensare che se ne sia andato via così. Povero papà. Pace all'anima sua. E pace soprattutto all'anima di tutti quelli che ha truffato. Papà un giustiziere. Io me lo ricordo così. Sempre pronto a dare una mano ai più deboli. Sempre pronto ad aiutare gli indifesi. Un eroe, un supereroe mascherato da contabile. Di giorno ragionier Filini, di notte Capitano America. L'unica cosa che papà giustiziava erano le donne, tutte, non gliene scappava una. Che grande papà. Scusate, silenzio per favore. Mi spiace davvero per il disagio, deve esserci stato un pasticcio all'accoglienza. Sarò brevissima, io sono Leonora, sono la vostra guida e vi do il benvenuto alle grotte di Frasassu. Ci troviamo nell'Appennino marchigiano, in particolare siamo nella Gola della Rossa. La Gola della Rossa ti inventi con un film porno. Ma la vuoi smettere di farmi fare ste figuracce, scusate, è come un ragazzino da 8 anni in gita, non si regge proprio. Oh sì, figuri, che problema c'è, fossero tutti così di buon umore. Eh sì, un po' di buon umore fa bene alla salute ogni tanto. Hai sentito le signorine, che problema se io faccio bene alla salute, sono come gli spinaci, l'hai capita? Io sì. No. Sei simpatico. Simpatico come una colica. Allora hanno riso, non sono mica tutte musone come te. Guardate, guardate che musone, guardate, guardate, guardate che musone. Zitto, state zitto! Qui c'è qualcuno che vorrebbe ascoltare, se non vi dispiace. Già che siamo in piedi qui in fondo, non vorrei rimanerci 3 ore. Hai visto? Hai fatto innervosire la signora. Con lei mi sa che basta poco. Buono, stai buono. Uguale a papà. Le grotte di Frasassi sono state scoperte nella metà del secolo scorso da un nutrito gruppo di speleologi. Nutrito gruppo? Una comitiva dei grassoni? Oh, ha detto lei, mica io. Negli anni sono stati oggetto di numerosi scavi che ci hanno condotti oggi a poter godere di un incredibile percorso di ben 1,5 chilometri. Un chilometro e mezzo? Un chilometro e mezzo a piedi? Ma sei impazzita? Mi vuoi uccidere? Vuoi chiedere se puoi portare qui sotto la macchina? Vuoi chiamare un taxi, un Uber? No, senti Sonia, dai, non si può fare, io ti aspetto fuori. Ma non esiste proprio! Fermo dove sei, la dobbiamo fare insieme questa cosa. Che ha detto la terapeuta? Cosa ha detto? Potrete ammirare degli ambienti davvero suggestivi. Che dobbiamo camminare per 1,5 chilometri? Ma che cos'è, una terapeuta o un personal trainer? No, ha detto che dobbiamo fare delle esperienze insieme. Esperienze nuove, intense, uniche ed esclusive. Le esperienze comuni creano amore. Io dopo 1,5 chilometri provo mal di piedi, non amore. Ha detto che ci avrei puniti camminare insieme in questa meraviglia. A tratti vi sembrerà di camminare sulla luna. Sembra di stare sulla luna, che bella, hai sentito? Io preferirei starci davvero sulla luna in questo momento, da solo. Ma vuoi provare o no a salvare questo matrimonio? Devo rispondere seriamente? Niente, è tutto inutile. Ma non fare così, va bene, va bene. Facciamo questa esperienza nuova ed esclusiva. Basta che sei contenta. Le
Le formazioni calcaree più importanti possono raggiungere le decine e decine di metri. Non prende neanche il telefono qui dentro. Ma mi scusi, non prende il telefono? Non c'è Wi-Fi? Come non prende il telefono? Io non posso stare senza telefono! Mi faccia vedere! No, guardi, neanche una tacca. Nel suo caso mezza tacca. Mezza tacca! L'hai capita? Oh no! Io ho bisogno del mio telefono! Almeno di poter contattare i numeri di emergenza! Vi assicuro che non avrete bisogno del telefono qua sotto! Come no? E se ci fosse un'urgenza? E se qualcuno si sentisse male? Chi è? Ma portasse zella questa! Giorgia, non ti allontanare! E se ti allontani non ti posso chiamare! E rischiamo di perderci per sempre! Ma volesse Gesù Cristo! Cosa? Anna! Sto qua! Qua sto qua! A 2 centimetri da te, sempre, tutti i giorni! Perché se solo ci provo a fare 2 passi più in là, tu mi soffochi, mi stressi, mi stracci le palle! Deve essere volgare! Cosa ha detto la dottoressa? Mi devi lasciare spazio! Più spazio! Scansati un po'! Mi stai facendo esaurire! Anzi, guarda, mi hai già fatto esaurire! Vai più in là! Non devi respirare la mia aria! Anche a lei pare che manchi l'aria! Sì, da tutta la vita! Per favore, non vi agitate! Davvero, non c'è motivo! Non possiamo usare i telefoni, ma abbiamo dei walkie-talkie! Per comunicare con l'ingresso e con le squadre di soccorso. Oddio! Le squadre di soccorso! E perché? Signora, stia tranquilla, si calmi, non c'è pericolo. E insomma, e se ci sono le squadre di soccorso, qualche pericolo ci sarà! Scusate, ma perché non facciamo uscire la signora se ha paura? Così magari possiamo proseguire. L'accompagno io! Perfetto, meno 2! Ma eccola, ci mancava! Ma tu c'era con me? No, ma la signora ha bisogno di essere rassicurata, non allontanata. A me fa troppa impressione sentirlo parlare, è uguale a papà, se lo dici tu. Le squadre di soccorso ci devono essere per legge, ma vi assicuro, non c'è alcun pericolo. Sono intervenute pochissime volte e solo per rari infortuni dei visitatori. Scusate, non è per mettervi fretta. Siete tutte persone adorabili, soprattutto la signora laggiù. Ma potremmo fare conoscenza in un altro momento? Io domani mi sposo! E sapete com'è? Vorrei arrivare in tempo al matrimonio! Auguri! Evviva la sposa! Evviva la sposa! Che bello, auguri! Forse te ci ripenserei se è ancora in tempo! Ecco, figurati se non fai osservo! Mamma mia, oh, e che siete tutte uguali! Fatevi una risata! Fatti i cazzi tuoi! Fate esagerata, no! Io sono d'accordo con lui! Sono mesi che cerco di cominciare a non farlo, le ho provate tutte, ma niente, vuole sposarsi per forza. È calabrese, che cosa ci possiamo fare? Capito che testimone mi sono scelta? Anti meridionalista mirano pure contro. Grazie a tutti per gli auguri. Non è che tiriamo contro, a cosa servono le amiche se non affermarti quando sei per fare una follia? E sposarsi al giorno d'oggi è una follia. Vero? Vabbè, dipende anche un pochino da chi ti sposi, però. Appunto, quello è un coglione. No, vi assicuro che non lo è assolutamente. È una persona molto presente, avvolgente, affidabile, c'è sempre il momento del bisogno. Un airbag, praticamente. Un salvagente. Non è un marito, è un airbag, è un salvaslip. E invece mi lasci dire, è veramente bello sentire che c'è qualcuno che dà una gioia alla mamma e fortunatamente si sposa con gratulazione. Il mio riferimento è puramente casuale. E che è colpa mia se a te a 40 anni sta ancora così? Ah no! Se a 40 anni sto ancora così, invece è proprio colpa tua, mi stai risucchiando la vita, mi stai consumando. Che cosa ha detto la dottoressa? Non mi devi stare addosso, non mi devi criticare. Quando avete finito la psicoterapia possiamo proseguire. Ma tu hai un cuore di pietra. Stanno esprimendo i loro sentimenti. Ma a me non me ne frega assolutamente niente dei loro sentimenti. Voglio vedere ste cazzo di rotte. Oh! La signora ha ragione però. Già sta cosa delle emozioni me la devo subire a casa mia. Dobbiamo fare 1,5 chilometri e iniziamo sta via crucis. Perché non te ne venire se è una punizione stare qui con me? Perché la terapia mi costa 100 euro a seduta. Ecco, la terapia almeno è seduta. E quella ha detto di venire qui. Ma dai, ma anche a me l'ha consigliato la terapista di venire qui. Sa, per rinsaldare il rapporto con i miei fratelli,
dopo la morte di nostro papà. Non sembrate fratelli, per niente. Stesso papà, diversa mamma, e a 10 anni l'uno dall'altro. 1965 Salerno, 1975 Cosenza, 1985 Reggio Calabria. Papà ci ha messo 20 anni a fare la Salerno Reggio Calabria. Ma quello intanto ha fatto 3 figli prima del casello. Chissà che fila lunga. Un incidente. 3 incidenti. Ma è simpatico, signore. Come una colica. Anche a me l'ha detto la psicologa di venire. Terapia tutto, contro l'ansia e la claustrofobia. Ma tu perché devi raccontare i fatti nostri a tutti? Come sei riservato? Proprio papà, come sì. La condivisione e l'accoglienza sono importantissime. Condivisione ed accoglienza, chakra della gola e chakra della radice. Altrimenti se no si diventa come voi sapete chi. Dice a me? Ti senti chiamata in causa? Guarda che usa il chakra della mano in faccia. Non ne ho dubbi, con questi modi non mi aspetto altro da te. Oh, state fuori, smettetela, basta. Ma che vi siete impazziti? Siamo venuti qui per vedere una cosa bella, per stare bene. E soprattutto per dimenticare che la mia migliore amica si sta sposando con un coglione! È vero, Puri! Evviva il coglione! Avete sentito in buona compagnia qui oggi? Sempre a farti riconoscere! Non vi permetterò di rovinare questo nostro giallubilato! Che ho organizzato qui proprio perché i telefoni non prendono! E possiamo evitarci 300 messaggi al giorno che il coglione le manda! Quindi, da questo momento ci comporteremo tutti, e dico tutti in maniera civile ed educata fino alla fine della visita. D'accordo? Sì. Non vi ho sentiti, d'accordo? Sì. Grazie della collaborazione. Tu, Viola di Tarannato, sono la maestra d'asilo, tu, siete di composto. Se ancora bisogno faccio il fischio, so come trattare con loro. Non mancherò, vi prego, signori, di prepararmi. Siamo pronti da un'ora, veramente. Vogliamo andare, splendido gruppo di sconosciuti che avrei preferito non incontrare mai nella vita? Hai visto? Vuoi sempre di fretta, uguale a... Se lo dici ancora una volta, ti do 2 pugni. Tu devi liberarti di tutto questo astio, non ti va bene. Papà non era un tipo rancoroso, tu questo carattere bellicoso e devi averlo preso da tua mamma. Ma vaffanculo tuo papà. Siete un gruppo davvero simpatico e frizzante. Sarà una bellissima gita. Siamo pronti? Sì! Sì! No, mi scusi! Ah! Ma no, non si preoccupi assolutamente, non c'è pericolo. Ma ce l'abbiamo 2 goccine per la signora? Ma io quante ne volete? E non essere sempre così cafone. Ho capito, ma stai esaurita come una batteria. Ma come si permette? Io non voglio nessuna goccina, io non sono una pazza. Ma io mi sento una pazza. E io non ho detto niente, eh? Io, caro, io soffro di stati d'ansia episodici, non sono pazza! Sì, ma sti episodici li stiamo a vedere tutti insieme qui stasera, tutta la stagione! Signora, sia tranquilla, ascolti me, lasci defluire, respiri e si rilassi. Apre il suo chakra della fronte, il suo terzo occhio. Ora ascolti solo la mia voce. Queste grotte stanno qui da milioni e milioni di anni. Hanno visto i primi uomini vivere nella preistoria e sono state testimoni dell'avvicendarsi delle civiltà. Durante l'impero romano erano qui. Durante il medioevo, qui. Durante il rinascimento, sempre qui. Ma questo lo dovevo dire io! Ma le pare che proprio oggi che ci siamo noi vengano giù? Niente, neanche una tragedia! Tu hai già trascaduti, hai! Ma
Ma che è successo? È che è stato un terremoto. Mi faccio rimborsare almeno 3 sedute da quella stronza. Oddio! Speriamo non ci sia un'altra scossa! Signora, sia tranquilla. Sa quanti terremoti hanno assistito queste grotte e sono sempre rimasti? Io! Allora, l'importante è che stiamo tutti bene e che nessuno sia ferito. Veramente a me fa male la gamba. E che nessuno di importanti sia ferito. Continua, fratello. Riesce a camminare? No. C'è un medico qui. Io. Può visitare la paziente. Ma secondo lei? E il medico non è ferito. Non ci voleva. Adesso manteniamo la calma e organizziamo un piano d'azione efficace per lo scontro. Com'è pragmatico? Sembra proprio... Tutti in fila indiana. In testa tu, tu e tu. Aprirete la via e sposterete eventuali detriti e calcinacci. Ma quali calcinacci? Mica siamo in un cantiere. Silenzio! Ho fatto il direttore dei lavori per una vita. Ma questa non è una ristrutturazione. Scusi, scusi tanto, ma questa non è la procedura. Io me ne frego della procedura, questa è un'emergenza. Ho già mandato l'SOS, adesso la squadra di soccorso ci risponderà per darci indicazioni. Sì, così intanto facciamo la fine del sorcio. Io non voglio fare la fine del sorcio. Mi scusi, ma non potrebbe chiamare lei subito invece di aspettare che la chiamino? Non è mica il primo appuntamento. E che non vorrei disturbare. Ma quale disturbare e disturbare? È un'emergenza, mi chiami lei, non aspetti i loro comodi. Questi ci fanno morire tutti qui sotto. Io non voglio morire. Anch'io. Io ci sto pensando, ma non è necessario coinvolgervi tutti nei miei progetti. Va bene, lo farò. Anche se è contro la procedura. Certo, magari tutti gli altri gruppi saranno usciti e noi che abbiamo la guida imbecille per ultimi. Io non posso camminare, vorrei ricordarglielo. Ma questi modi mi fanno venire un nervoso che non vi so spiegare. Mi si chiude il punto del sesto chakra, mi viene l'affanno. L'affanno ti viene perché l'aria qui dentro è quasi finita, per fortuna. E io inizio a sentirmi soffocare. Benvenuto nel mio mondo, mamma. Ah, no, no, non è questo il momento di litigare, smettetela subito, fate finita o vi metto a punizione a tutte e due. Io morirò! Ma no! Moriremo tutti! Oh. Signora, basta! Aspetta! Niente panico! Oggi qui non morirà nessuno! Io, men che meno! Perché ho 350 invitati che proprio in questo momento stanno risalendo la Salerno Reggio Calabria per venire al mio matrimonio! Sono partiti da una settimana! Ho un vestito bellissimo! 10.780 euro che se mangio un cristino non mi entra più! E mi sono stufata di stare a dieta! Sto morendo di fame! Voglio mangiare! Quindi niente e nessuno potrà fermarmi! Capito? Neanche tu! Domani, alle 16 in punto, io dirò sì a Salvatore! E chi è sto Salvatore? Il coglione! Il coglione! Esatto! E quindi alto il morale, perché noi usciremo da qui e domani prendete tutti il mio matrimonio! Ci aspetto una cena da 12 portate e soprattutto il pacco da giù che porta mia madre! Sì! Si aspetta a chiamare queste squadre di soccorso, non ha sentito, arriva il pacco da giù! Va bene, chiamo! Silenzio! Squadre di soccorso? Salve! Siamo il gruppo della prima grotta! Rispondete! Chiediamo istruzioni per l'evacuazione! Passo! 8 più! Veramente professionale, complimenti! Grazie! Prego! Molto gentile. Ma prego. Davvero grazie. Ma siete duri. Quando qualcuno apprezza le tue qualità è sempre uno sprone ad andare avanti. Eh sì, infatti, andiamo avanti. Non risponde nessuno. Ma non ti preoccupare, forse sono impegnati, abbi pazienza. Riprovi, forse hanno la vibrazione, non sentono, a me capita. Ma quale vibrazione? Mica un telefono. Fatti cazzi qua. Va bene, riprovo. Non vi agitate, vedrete che adesso rispondono. Squadre di soccorso? Salve, siamo sempre il gruppo della prima grotta. Sono la guida Eleonora. Chiediamo istruzioni per l'evacuazione. Rispondete presto. Passo. Ehi, squadre di soccorso, mi sentite? Rispondete. Passo. Ehi, ci siete? Passo. E porca merda! Volete rispondere? Io non voglio morire qui con questo gruppo di squilibrati! Vi prego, rispondete! Rispondete, rispondete! Non ha detto passo! Passo! Come volevasi dimostrare? Dobbiamo
a guardare la vita scorrerci davanti e spegnersi lentamente nel dolore e nelle atrocità. Potrebbe dire cose meno deprimenti, per favore? Beh, no, no, anche papà era così, lapidario. Soprattutto quando è finito al cimitero, era molto, molto lapidario. Ho brevemente studiato la mappa del posto con l'ausilio del geometra qui presente, nonché mio fratello. Solo da parte di padre! Abbiamo capito! La cosa ideale è dividersi in tre gruppi. Così avremo maggiori probabilità di sopravvivenza. Illustri geometri. Un primo gruppo dovrà ripercorrere a ritroso la strada fatta fino a qui. 400 metri lineari. Esatto. Se la strada sarà libera da intoppi, metà gruppo uscirà e l'altra metà tornerà indietro per chiamare gli altri. Un secondo gruppo dovrà invece percorrere l'ingresso a sud-est, circa 600 metri lineari, per vedere se l'uscita di sicurezza è libera da intoppi. E nel caso lo fosse, metà gruppo uscirà e l'altra metà tornerà indietro per chiamare gli altri. Bravi! Infine, un terzo gruppo rimarrà qui con l'infortunata ad attendere i soccorsi. Io no! E se poi dovessimo morire tutti quanti, il gruppo che rimane qui dovrà occuparsi di ridare speranza all'umanità ripopolando il mondo. Bene, dividiamoci. Io guiderò il primo gruppo. Con me verranno... Noi tre fratelli, siamo stati separati così a lungo, non possiamo dividerci ancora. Abbraccio di gruppo! Esatto! Il nostro karma ci unisce, uniamoci nel cerchio della condizione. Che carini! Lo vedi che esistono uomini destrutturati capaci di esprimere i propri sentimenti? Ti assicuro che è meglio che glielo esprima i miei sentimenti in questo momento. Io vado con qui, qua e qua. Non rimarrò in questa grotta con nonna papera un minuto di più. E no, signorina, tu non andrai proprio da nessuna parte. E come pensi di impedirmelo? Piangerò, strillerò e farò leva sui piedi i tuoi più oscuri sensi. Inutile, l'hai fatto tutta la vita, non funzionano gli anticorpi e le goccine. E allora che faccio io? Non ti lascerò sola mai, mai! E che non lo so? Perfetto, primo gruppo al completo. Il secondo gruppo sarà guidato dalla nostra Eleonora, che conosce la strada. E no! Io ho uno straccio di contratto da saggista qui! 600 euro al mese! Io qui non devo prendere iniziativa! Non devo pensare, non devo agire! Devo solo eseguire gli ordini e il protocollo! Non sono mica Indiana Jones! Sono solo una laureata in lettere con l'ambizione del posto fisso! Abbiamo fiducia in lei, ce la può fare! Noi veniamo con te, Eleonora! Non ti lasciamo da sola in questo momento! Saremo appena dietro di te a guardarti le spalle! Siamo un gruppo basso unito! Sì, ci siamo noi con te. Tu sei la nostra guida e volevi togli la casa del pronto soccorso e conosci la strada. Statisticamente sei quella con più probabilità di sopravvivenza e io mi voglio sposare. Posso venire anch'io con voi? Sì! No, lei in realtà sarebbe meglio forse che ci aspettasse qui. Ma sì, è meglio che rimanga qui seduta a farsi venire gli attacchi di panico e aspettare i soccorsi. Certo, non si sa cosa incontreremo lungo la strada. Non vorremmo metterla in pericolo in nessun modo. Potrebbe morire, o peggio, potrebbe non morire. Perché non mi volete con voi? Ma no! Ma certo che la vogliamo! Si figuri! Ma le pare che non la vogliamo con noi! Allora vengo! Le nostre probabilità di sopravvivenza sono appena precipitate sotto lo zero. La porto in braccio e se rompe sculaccione, giù c'è riposino! Brava! Secondo gruppo fatto! Eccoci qui, noi, le quattro moschettiere, tutte insieme fino alla fine! Tutte per una! Dovete rispondere, è una per tutte, capito? Che bello, sono emozionata come se stessi andando al mio primo pigiama party con le amiche. Tutte per una e una per tutte. Abbandoniamola da qualche parte. Tipo la strada? Hai visto la strada qui dentro? Oh, quindi noi siamo il terzo gruppo, Siamo quelli che ripopolano il mondo, hai capito amore? Comunque stare zitti in fondo alla classe per non essere chiamati funziona ancora come quando ci siamo conosciuti, perché noi ci siamo conosciuti al liceo noi, 35 anni fa! Pensate che culo! Anche noi terzo gruppo, ma mi auguro che voi degli altri gruppi siate onesti e se trovate una via di uscita venite a chiamarci, non che uscite abbandonandoci qui. Ma certo, per chi ci hai presi? Per me, io se trovassi un'altra via di uscita, col cazzo! Non avevamo dubbi, guarda, nessun dubbio. Bel gruppo il nostro, Dai, ci divertiamo, ci facciamo due chiacchiere in compagnia. Sei contenta pure? Non vedi che sprizzo già da tutti i pari? Ma quindi io dovrei stare qui con Sandra, Raimondo e Roses. Anche io sprizzo gioia. Non ti preoccupare, mi prenderò io cura di te. Se non ci copriamo le spalle tra donne, chi lo farà? Di certo non quell'animale di mio marito. Mi sento, non credere che non ti senta, ma farò finta di niente.
Gruppo 1, siamo pronti? Sì! 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 La devi dire dopo di me, non con me! Dopo di me! E io voglio dire con te! Ah, ti odio! Non puoi odiarmi, sono tua madre! Essere mia madre ti dà diritti sulla mia depressione, Gruppo non sul odio! Ci siamo? Sì! 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 Lo voglio! Scusate, faccio le cose! Tutte per una! Però basta con questa stronzata! Sì! Andiamo! Buona fortuna, tornate presto! Venite a prendermi, non voglio che siano gli ultimi quattro stronzi che vedo prima di morire. Li aspettiamo qui, eh? Sentite questa tensione alla bocca dello stomaco? Questa morsa? Sarà ansia? Ah no, è fame. Amore, abbiamo qualcosa da mangiare? E lo zanno. E così, voi state insieme da 35 anni? Eh sì, ci siamo conosciute in primo liceo. Con lui hanno presi tre materie, quattro con lui. Ma da quella volta siamo stati sempre, sempre insieme per 35 anni. Marone, il Gassarano sarebbe già uscito. Ma perché devi dire queste cose? Perché sono un avvocato e so per certo che nel Gassarano sarebbe già uscito. Sempre a criticare, sempre a denigrare. Ma che cosa hai in testa, eh? Cosa? Credi che sia piacevole stare con te, eh? No, non lo è! Per niente, capito? Per niente! Ma allora mi chiedo perché ci stai? Cosa? Cosa? Prosciutto e formaggio? Dico, se non è un piacere stare con lui, non stento a crederlo. Perché ci stai insieme da? 5 anni. Sono 7. 5 e mezzo, 6 al massimo. Sono 7, come potrei dimenticarlo? La pena di un furto aggravato, ma l'unica cosa che hanno rubato è la mia libertà. 7 anni di questa tortura, capite? 7 anni di continua vessazione, 7 anni! Ah, ma allora è la crisi del 7° anno, ma noi ci siamo già passati! 5 volte! E ne siamo sempre usciti bene. Ma c'è il finocchietto nel panino? No. Infatti mi sembrava! Perché mettere il finocchietto nel panino? Io non sono la vostra terapeuta. E per fortuna, se no ci chiedevi pure 100 euro. Ma la mia onestà professionale mi costringe a dirvi che è evidente che qui non c'è più possibilità di rimettere in piedi questa relazione. Basta, è finita. Dovete solo guardarvi in faccia e dirvi la verità. Giusto, facciamolo. E il prosciutto, e il prosciutto e formaggio e il finocchietto non ci sarebbe stato. Bravo amore, hai fatto bene a non mettercelo. Ma ti sembra questo il momento? Oh, a lei mi sembra il caso di fare questi discorsi qui, in questa situazione. Certo, e se non ora, quando? In fondo lo sappiamo, non usciremo mai da questa grotta. Probabilmente là fuori sono morti tutti e le uscite sono bloccate. Questa è forse l'ultima occasione per dire veramente quello che pensiamo e liberarci la coscienza. Va bene. Amore, io il finocchietto già avrei voluto, tantissimo! Sì, capito! E anche a voler essere stupidamente ottimisti. Mettiamo che riusciamo a uscire. Vorreste davvero continuare a vivere esattamente come vivevate prima di entrare? Per me la dottoressa ha ragione. È come una seconda possibilità, una seconda vita. Abbiamo, non sempre capitano opportunità del genere. Abbiamo l'occasione di mettere un punto alle cose che non ci piacciono e ricominciare da capo. Come se fossimo in prima liceo e a settembre avessimo preso italiano, matematica e fisica. E lui? Ma ci sentissimo leggere comunque. Perché lui è qualcuno di speciale che ci fa sorridere sempre. E già bene. E va bene. Se dobbiamo proprio dirci le cose come stanno, facciamolo. Ora tutto fuori senza remore. Ma per favore! Oh, l'ho detto! Va bene, va bene. Io non ho capito perché ti è presa questa fissazione che tra di loro non funziona. Prima della terapia, di sti weekend di condivisione e di ste cazzo di gite a sorpresa per insaldare il rapporto, andava tutto bene, tutto a meraviglia. Per te andava bene. Io sono anni che non ne posso più, anni che questo tuo atteggiamento cinico e disinteressato mi ferisce. Ecco, ecco chi fa la vittima, adesso l'avete sentita. Quella che sta a casa depressa ad aspettare il marito che la maltratta e a piangere. Il problema è che voi fate le vittime, sempre. Ma quale vittima? Io non sono una vittima. Io? Sì, io sono 5 anni che ho una relazione con un altro uomo. 5, capito? Oh, cazzo. Oh, cazzo. Secondo voi il finocchietto è una spezia o una verdura? Vittima deficiente. Ed è successo? Lei ha una relazione con un altro uomo da 5 anni. Ma cazzo! Ma io ho scommesso che fosse lui ad avere una relazione con un'altra donna. Anche io! Perché siete vittime degli stereotipi di genere. Tu hai una relazione con un altro uomo? Sì. E da quando? 5 anni. Zitto! Che cosa erano tutte quelle telefonate che interrompevi velocemente quando c'ero io? No, quelle erano i call center. Mamma mia, davvero, i call center non se leggono! Zitto! E io? Che ti sono sempre stato fedele. Ma che cosa credi? Che non abbia avuto occasione anche io? Che se avessi voluto non avrei potuto? Avrei potuto! Ma niente!
non l'ho fatto, sempre fedele. E il mio denigrante, stuzzicante, era solo un modo per sentirmi sicuro, perché io in fondo mi sento piccolo e indifeso di fronte a te. Ho paura di non essere abbastanza, ho paura di perderti, ho paura che mi lasci, ho paura di non sopravvivere senza di te, perché io ti... Dillo! No! Non dirlo! Ah, finalmente! Ce l'hai fatta! Che ti avevo detto, psicologia inversa funziona sempre. Volevo passare tutta la vita con te. Invece tu hai rovinato tutto. Tutto! Il nostro futuro, il nostro passato, il nostro presente. Il nostro imperfetto. Non piangere. Sì, invece. Non piangere. Lasciami esprimere i miei sentimenti. Era una bugia, non ho un altro. Non ti credo. Giuro, non ho un altro. Non è vero. Giuro. Non hai un altro? No, dirlo era solo un modo per stimolarti a tirare fuori i tuoi veri sentimenti. Per far vedere chi sei e cosa provi, senza sovrastrutture. È stato un consiglio della dottoressa. Ma basta quello tu e la dottoressa! Mi rimando tutto! Eh no, ormai l'hai detto e l'abbiamo sentito tutti! Io odio la psicoterapia! Lei è licenziata, non siamo più sui pazienti! Va bene, finiamola qui. Per quest'ultima seduta sono 100 euro. È la prima seduta! Allora 120. Non finisce qui! Esatto, ma è per merito suo se non finisce qui. L'avete sentito? Mi ama! Amore, aspettami! E voi? Tutto bene? Oh, non parlare con lei, so contatti, Sì, sì. E da quanto siete sposati? Ma noi non siamo sposati. Ah no? Ah no? No! Sai, abbiamo detto prima o poi lo facciamo, quando abbiamo due soldi lo facciamo, ma sai come vanno queste cose? Prima la casa, poi cambi la macchina, il divano... Eh no, e sul divano vorrei proprio dire che non ero d'accordo, Un divano di pelle bianca, dai, che cafonata è che ti congeli le palle d'inverno e ti affiggi le piante d'estate. Insomma, abbiamo fatto le cose essenziali. E non era essenziale suggellare il vostro... Oh, questa ci vuole far litigare. Ma sì, dai. Ma cosa serve il matrimonio? Se due persone si amano e stanno bene insieme, va bene così, no? No. È come un panino una relazione. Io sono il prosciutto, tu sei il formaggio. Che cazzo stai a dire? Vuoi essere tu il prosciutto? Vabbè, no, per me è uguale, davvero. Faccio io il formaggio e non ne parliamo più. Però è buono, funziona. Prosciutto e formaggio è un classico. Se ci metti un po' di finocchietto, che succede? Che mi si infila a mezzo ai denti. Ma no, succede che il panino diventa speciale, perfetto. Luci, facciamolo. Ma che cazzo stai a fare? Lucilla Maria Rosaria Manfredi. Presente. Se usciamo di qui, mi vuoi sposare? Ho rinunciato a essere prosciutto per te! Mettiamoci il finocchietto! Ma non ci abbiamo la lira! Ma che ci frega? Ma mettiamo qua a merda di divano bianco! Andiamo in mattiniere! A Gardala! Sì, Gardala! L'ho sempre voluta conoscere Prezzemolo! Sì, amore mio, lo so! Prezzemolo il finocchietto! Andiamo a vedere la mia collezione di stalattiti. Sì! Ah, prof, noi andiamo un attimo al bagno! Sì, sì, andate! Non ti so fatto più, non ce la faccio più, hai capito? Dove andate? Andiamo subito! Massima, sì, ciao! Niente, siamo bloccati, l'ingresso principale è crollato, da lì non si esce, non c'è verso, rimarrò per sempre qui dentro! Potrebbe esserci di peggio. La mia madre! E non voltarmi le spalle mentre ti parlo! No, non potrebbe esserci di peggio. Te l'ho detto mille volte che non mi piace questo tuo atteggiamento disfattista. Non sono disfattista quando dico che preferisco morire piuttosto che vivere un altro giorno vicino a te. Sono determinata, non disfattista. Non ne posso più, Giorgia non fare questo, Giorgia non fare quello, Giorgia non parlare così, Giorgia non pensare cos'ha. Basta! Io sono Giorgia! Sono una donna! Non sono una madre! Ma se un giorno per sbaglio dovessi avere un figlio, stai certa che non la crescerò come tu hai cresciuto me? A latte, biscotti ed esasperazione! E lo vedremo quando accadrà! Ma tanto non accadrà, perché dove lo trovi qualcuno che ti sopporta quel tuo carattere? Ah beh, se l'hai trovato tu, perché non lo trovo io! E comunque io un figlio, non lo voglio! Non guardarmi diventare nonna!
il mio peggior incubo. E guarda, te lo dico, preparati! Preparati! Perché se usciamo di qua, io me ne vado di casa. Fai pure! Di sicuro! Vivete insieme! E certo! E beh, sarebbe proprio il caso che te ne andassi a vivere da sola, non ti pare? Io me ne sono andata a vivere da sola 12 volte, è lei che mi segue! Non ti seguo, non è vero! A 19 anni sono andata a vivere con altre studentesse vicino all'università. Dopo 2 settimane le ha pagate! Per andarsene si è trasferita al posto loro, nella tripla! E che dovevo fare? Io potevo dormire con loro. Tu in camera tua non mi ci volevi! Dopo 2 anni sono partita per l'Erasmus in Spagna. Indovina un po', arrivata lì nella caliente Barcellona. Chi era la mia nuova compagna di stanza? Ho sempre desiderato imparare le lingue. Allora sono tornata in Italia, ho cambiato casa e città. 10 volte pur di seminata, 10, ma niente, un seguccio. Mi trova sempre, come mi giro me la trovo davanti. Io ti denuncio per stalking. Voi avete assolutamente bisogno di stare separate. Ma perché siete venute insieme qui oggi? Ah no, non siete venute insieme oggi. Eh no, l'ho trovata qua davanti, nascosta dietro una pietra. È stato un caso, ho passato lì. Eh certo, perché da Magliana per andare a lavorare sull'Appia si passa la Frasassi. Il raccordo era bloccato. Abbi pietà di me, io non ce la faccio più. Ti ho viziata troppo, questa è la verità. Sei un egoista. Ma che belle queste discussioni, fanno sentire subito il calore familiare. Io ti do fuoco. Lo senti il calore familiare? Scusate, non è il momento. Dobbiamo conservare le energie per trovare una soluzione. L'unica soluzione è che lei sparisca dalla mia vita per sempre. Voglio stare sola. Eh no. Guarda Giorgia, io lo so che certe volte è difficile mantenere i rapporti familiari, che è complicato gestire certi equilibri. Però ricorda che la famiglia è la cosa più importante che abbiamo. Guarda noi! Vabbè, ma noi non siamo proprio una famiglia, ci siamo conosciuti ieri. Ma sì, dai, facciamo tutti parte di un'unica grande famiglia che è l'umanità. Siamo tutti fratelli e sorelle, tu al massimo la cugina di secondo grado. Siamo tutti figli dell'unica e grande legge del Dharma. Ma chi è questa Dharma? Non si chiamava Concetta tua madre? Smettetela, tutti e due! Noi siamo fratelli, noi siamo una famiglia, solo noi tre, non tutto l'universo. Va bene, sì, ci siamo conosciuti adesso, e allora che cosa cambia? Ma non lo sentite già questo profondo legame tra di noi? Non lo sentite come siamo connessi l'uno con l'altro? E voi non la vedete questa splendida somiglianza? No, non è che mi serve una madre in questa splendida famiglia. No, grazie. Di madri ne abbiamo già 3. Una per uno. E di padre che ne avevamo uno solo. Per poco. E c'è bastato. Avanzato pure. Io non ho capito perché tu ce l'hai tanto con papà. Perché papà era uno stronzo. Ma non è vero, papà era un grand uomo. Diglielo anche tu. Fratelli miei, la mia pace interiore, il mio amore, il mio rispetto per l'universo intero e la mia totale assenza di giudizio nel Daimon mi portano a dire che papà... Era una brava persona! No, no, era proprio uno stronzo, col bottom... Papà? Ma scusa, ma tu l'hai mai conosciuto, papà? Voglia! Mai! È che quando io sono nato, lui già stava al casello di Catanzaro. E allora, tutto questo come papà, uguale a papà, tale e quale a papà, da dove lo tiri fuori? Qualche cosa me l'ha detta mamma, ma soprattutto me lo sono immaginato come io volevo che fosse il mio papà. Il mio papà eroe, il mio supereroe, forte come Superman, determinato come Batman, veloce a darsela come Flash, presente come l'uomo invisibile. Io me la sogno una madre con queste splendide qualità. Io resto invisibile, eh? Più che invisibile, assenta, possibilmente muta. Però papà ci ha dato 2 fratelli e questa è la cosa più importante che poteva lasciarci, no? Forse sono i debiti la cosa più importante che ci ha lasciato. Fratello caro, io lo sento che tu hai come un vuoto dentro, un buco nero che risucchia la tua anima gentile, la tua aura sussulta di solitudine. Ma sappi che noi, tuoi fratelli, siamo qui per starmi accanto! No, per dirti fatti curare con affetto. Ma da una brava! Noi non possiamo fare per te quello che non ha fatto papà. Papà non ha fatto niente per te, non ha fatto niente per lui, non ha fatto niente per me. E ti dirò di più, tu sei anche più fortunato tra noi. Perché se non avendo conosciuto, te lo sei potuto immaginare come volevi. Io invece, che ci ho vissuto 9 anni, me lo ricordo come un cilindrico marrone solido escremento umano. Uno stronzo? Sì, papà era così. Non pensava che a sé. A noi non ci vedeva proprio. Non gli è mai fregato un cazzo di noi. Lo devi accettare. Giusto, lo devi accettare.
D'altronde i genitori mica si scelgono. Altrimenti io col cazzo. No, no e no, io così non ci sto. Ho appena trovato una famiglia e già mi sta abbandonando. Sì, ma adesso non è il caso di fare tragedie. Io non faccio le tragedie. Ah no, siamo qui sotterrati senza una via di uscita e con l'ossigeno che sta finendo e tu pensi al papà supereroe. Io non faccio le tragedie, io non faccio le tragedie. Che secondo voi faccio le tragedie? Sì. Ecco. Beh, un po' la tragedia la stai facendo. Vabbè, una tragedietta, dai. Ah, allora lo volete sapere che cosa vi dico? Lo volete sapere che cosa vi dico? Lo volete sapere? No. No. Che sono contento che sia caduta la roba, sono contento che c'è stato il terremoto e adesso dobbiamo stare qui a morire tutti quanti insieme. Ma allora questo è stronzo come papà. E sapete cosa vi dico io invece? No, grazie, non ci interessa. Che sono un po' invidiosa di voi. Anche di me. Ma sì. Allora sei tu la pazza. Sì, è vero, avete le vostre divergenze, le vostre diversità, ma siete insieme, qui in questo momento che potrebbe essere l'ultimo. Accanto a voi avete le persone che vi amano, della vostra famiglia. Siete fortunati, senza saperlo. Ah, l'avete sentita? Siete fortunati ad avermi come fratello, io lo sapevo. E tu sei fortunata ad avermi come mamma. Di questo potremmo discutere. E va bene. Io vi accorgo, fratelli, l'universo ci ha voluti tutti qui ed ora, e persino lei, che normalmente è amabile come un gatto aggrappato alle palle, ha capito tutto il senso che accade oggi. Troppo buono. Noi siamo fratelli, nel bene e nel male fratelli. Dentro di noi scorre il flusso dell'amore e della sorella Reggio Calabria. Saremo riparo e sostegno l'uno per l'altro. Saremo fratelli. Ecco, alla fine mi avete fatto commuovere. È sensibile, proprio come papà! E vabbè, facciamo perché per oggi papà era sensibile, venite qua. Vuoi abbracciarmi anche tu? No. Posso abbracciarti io? No. Voglio morire! Avete sentito? Un altro crollo! Magari si è aperto un varco, andiamo a vedere! Sì, sì, andiamo, fratellone! Oh, che bella giornata! La più bella di tutta la mia vita! E le altre! Ti seguo! Sì, mi raccomando, stammi dietro! Dai, andiamo! Che fai, non vieni? Resti qui da sola? Sola, sola, sola! Perché tu sei una persona sola? Perché nessuno ti sopporta! Che fai, non vieni? Io vado! Hop hop, e di corsa! E meno male che sono figlia unica. Oddio, oddio, oddio! Muoio, muoio, muoio! Respira, respira, respira! Respira a quante palle! È crollato giù tutto di nuovo! Ma metti, ci resta subito! Vieni via questo cazzo di ciuccio! Niente, niente, niente! Eravamo quasi riusciti a far stare. Ma dobbiamo lì e rilanciamo già sull'altare. È venuto giù tutto. Basta, basta, basta! Figli di puttana, rispondete, pezzi di merda! Basta! Se non muoio qua sotto, giuro che quando esco mi ammazzo tutti con le mie mani! Basta! Quindi niente neanche voi. Anche l'uscita principale è bloccata. È tutta colpa tua, maledizione! Altro che testimone, tu sei una stronza, è tutta colpa tua! Ma ti pareva che non era colpa della maestra, come sempre! Perché mi hai portato qui? Perché? Mi sembrava una bella idea per il suo odio allubilato! Cosa ne sapevo io che sarebbe successo tutto questo casino? Cosa? Ti sembra un posto per un addio allubilato? Hai mai visto un addio allubilato dentro una grotta? Forse a Nazareth! Quello era un baby shower, non un addio allubilato! Ah! Senti, non è colpa mia se era tutta da sola ad organizzare questa cosa! Ringrazia che l'ho fatta e che non me la sono data a gambe come tutte le altre! Belle amiche, lasciami solo le porte del matrimonio! Sei tu che le hai lasciate da sole! Da quando ti sei messa con quel coglionaccio? Sono, sei scomparsa! E cosa ti aspettavi? Non di morire dentro una grotta al mio addio allubilato! Mi dispiace, scusami, non sapevo che fare! No, senti, a me non piacciono le cose originali! Voglio le cose normali, banali, tradizionali, scontate! Io sono calabrese! E quali sarebbero queste cose normali, eh? Il matrimonio! E così, per esempio? Ah, io una volta sono stata da Dio allubilato alle terme. Molto carino. Le terme, per esempio, sono una cosa normale. E di certo non possono crollarmi in testa. Ma puoi annegare? Sì. Sì! In quell'acqua caldina dove la gente non lo dice, ma ci piscia! È vero, le terme mi ci piscia, è una cosa normale. Non io, ma l'ho sentito dire. La discoteca è una cosa normale, a basso rischio. In discoteca non puoi né affogare né morire sotto una grotta. Certo, puoi sentire la puzza di sudore di quelli vicino a te. Preferirei morire in una grotta. Anche
che gli spogliarellisti sono una cosa normale con cui vengono e ti sogni? Non per me, ma l'ho sentito dire! La verità è che tu puoi contare il mio matrimonio! Bianca, io ti voglio bene e non vorrei con tutto il cuore che ti sposassi con Salvatore! Beh sì, effettivamente. Ma se pensi che farei crollare una montagna per impedire il tuo matrimonio, allora siete fatti proprio l'una per l'altra! E allora perché? Perché è successo a me? Certe volte è il destino che non vuole che facciamo alcuni passi. C'è qualcosa di più grande che ci fa aprire gli occhi. Pensa, anch'io una volta mi stavo per sposare. Ma sì? No, ma ho sempre sognato dirlo. Ah, io non ci sono mai neanche andata vicino al matrimonio. Le mie relazioni durano pochissimo, al massimo 2 o 3 settimane. Strano, chissà perché. Eppure sei una persona così amabile. Il matrimonio, fatevelo dire da una che se ne intende, è davvero sopravvalutato. Tu sei sposata? Lo sono stata. Ah, 6 volte. Tu sei stata sposata 6 volte? Sì. Non ci credo. Tu, 6 volte. Sì, non capisco cosa mi stupisca tanto. Che bel sei matrimoni. Ma pure uno. Ho sempre avuto un certo ascendente sugli uomini. Sapete come si dice nella botte piccola c'è il vino buono? È poco. Pensa di tappo. Caspita, innamorarsi 6 volte non è da tutti. Complimenti. Ah no, ma chi sei innamorata mai? Io mica mi sposavo per me ore. Li usavo per il sesso. E per evitare di stare sola. Quando restavo sola sentivo crescere quest'ansia interna. La paura della solitudine mi stringeva la gola. E allora prendevo il primo che pensavo e lo sposavo. I primi 6 che passavo? Una comitiva, un pulmino. Uno sai che differenza fa? Ci si fa l'abitudine. Non stare da sola è più importante di chi sia accanto. Beh, comunque complimenti. Mi sa tanto che anche tu dovresti essere più coraggiosa. Che vorresti dire? Che non sono coraggiosa, che non sono onesta? Mi sei andata con Giuda adesso? Ma tu vedi complotti ovunque! Basta, dai, su, evidenzia a tutte che non sei innamorata di lui! Smettila con questa farsa! Non c'è mica niente di male, eh? Uno può anche scegliere di stare insieme per motivi diversi dell'amore. Per farsi compagnia, per appoggiarsi nei momenti difficili. Per fare una passeggiata. E che sei, un uomo o un cane? Ah, un coglione! Aspetti! Hai le amiche! O meglio le avevi, ma hai ancora me, non sei da sola! Perché ti devi sposare? Se vuoi diventiamo noi tue amiche e ti regaliamo anche un cane! Io ho fatto così, ho smesso di sposarmi a cazzo di cane, ho preso il cane senza cazzo. E ho messo la sospetto, però adesso che me lo dici, comunque guardateci, siamo donne sole, va bene. E chi ha detto che per stare bene bisogna stare per forza in coppia? Io sto benissimo e ne sono orgogliosa e anche voi dovreste. E tu dovresti essere contenta perché questo è l'addio all'ubilato più memorabile di sempre. E con le amiche più fighe di sempre. Ci manca solo l'alcol. E la droga. E gli spogliarellisti. Io la droga ce l'ho. Non esco mai senza, faccio una canna. E cosa aspetti, stronza? Non volevo boicottarti il tuo matrimonio, davvero! Lo so, scusami, hai ragione tu. Ti sei impegnata tanto per questo addio annubilato che non ho fatto altro che criticarlo solo per questo piccolo incidente di percorso. Vabbè, mica tanto piccolo, probabilmente moriremo! E che fa, tanto non ho più un soldo, dopo il matrimonio sarei comunque morta di stenti. Ma io, se esco di qui, per prima cosa mi licenzio, poi parto per un viaggio in autostop, coast to coast, ossia Tortoreto Lido. Ho capito che la vita è troppo breve per rispettare le regole, seguire gli ordini. Un giorno sei qui, il giorno dopo ti crolla una montagna in testa. Bella idea! Io voglio diventare una donna energetica, di quelle che non ha paura di niente, molto chill, che fanno cost to cost. Posso venire con te? Beh, in autostop. Ma io la macchina, ti carico io. Ah, va bene allora. E vengo anche io. Sarò la compagna di viaggio più simpatica, gentile e conciliante del mondo, prometto. Per una maestra che odia con tutto il cuore i bambini di merda, il loro moccio, i capricci e non vuole mai più vederli per il resto della vita, c'è un posto in più! Anche due! No, grazie, non ci sono, sarò un viaggio di nozze. Che bello di viaggio di nozze! Chi ha parlato di viaggio di nozze? Abbiamo una grande notizia! Vi siamo mancati? Voi non ci siete mancati affatto! Giorgio, aspettami! No, non ti aspetto neanche se vuoi! Niente da fare, l'uscita era ancora bloccata. Che poi sarebbe l'entrata? Dipende da come la guardi. Come lo Yin e lo Yang? State tutti bene? Sì. Quindi niente, neanche voi? No,
la via di fuga! Niente, neanche uno spazzettino piccolo piccolo in cui infilarsi e sbusciare via per sempre. Vabbè, ci abbiamo provato. Ci dobbiamo rassegnare. Fratelli, amici, molto probabilmente moriremo tutti qui. È il momento giusto per meditare tutti insieme sul passaggio delle nostre anime, sul nostro ritorno all'energia primordiale dell'universo. Volete? No! Ci sarà bisogno di una barella. Tirateci fondi qui, stronzi! Non hai detto basso! Basso! State tranquilli, la via è quasi libera, tra pochissimo saremo da voi. Basso! Vi aspettiamo, con la gioia nel cuore. È un buco nello stomaco! Portateci qualcosa da mangiare! Bravo! Grazie, basso! Suggelleremo il nostro amore, anche se ancora non ho capito che cazzo vuol dire suggellare. Evviva gli sposi! Evviva! Oh, scusate, scusate, ma domani serve troppo presto per voi. Io un matrimonio già pagato e poi non intendo partecipare come sposa, ma magari come invitata. Ma dici sul serio? Ma chi vorrebbe mai sposarsi con un coglione? A parte me! Oh, in che senso, scusa! E viva il coglione! Grazie, grazie! Grazie! Ma non vorremmo approfittarne! Scherzi, tutto pagato non è rimborsabile. Ristorante, fotografo, c'è noi il bomboniere. Ecco, sulle bomboniere ci sarà scritto Bianca e Salvatore oggi sposi. Ma che ci importa? Correggiamo con la penna, col bianchetto! Io faccio da testimone allo sposo! Anche noi! Anche noi! E io alla sposa che porta fortuna ai matrimoni! No! Grazie! No, grazie, grazie. Evviva gli sposi! Evviva! Fermi! Fermi tutti! Dov'è mia figlia? Dov'è? Dov'è? Fermate la mia figlia! Scappa! 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 Sei libera anche tu, nuova, verso il tuo karma e non ti voltare! Should I stay or should I go?
sai cosa? Alcuni di voi ormai ci conosciamo proprio bene. Grazie di essere stati qui con noi. Questa è la prima sera di questo gruppo, un debutto che con questo spettacolo, con questo tipo di spettacolo è molto complicato, perché lo spettacolo comico ha tanto bisogno del pubblico e siete stati un pubblico stupendo. Bravi! Fate girare voce, se non vi è piaciuto fatevi i cazzi vostri.